al morning ho fatto una riflessione. Cioè, oggi è stato il primo giorno di lavoro dopo un mese di ferie. Cioè, mi sono fissato un obiettivo, quello di avere pazienza quest'anno. Non è facile, assolutamente no, però serve la pazienza. Io mai mi sono fatto una riflessione così, però mi sa che è arrivato il giorno di iniziarlo a fare, perché per quanti coglioni che stanno in giro serve una pazienza allucinante. Quanti incompetenti, devi fare la babysitter a quello, a quello, a quell'altro, devi dare conto ai titolari, serve un sacco di pazienza al giorno, proprio un sacco, proprio i sacchi di una volta, quello di un quintale. Buona giornata a tutti. Buonasera amici e buongiorno quando sentirete questo mio piccolo monologhino in audio messaggio. Sono qui che mi sto sorseggiando un goccino di prepasto, un bel bicchierino di soavino, ma mezzo bicchiere, non di più. Volevo solo fare delle constatazioni, dei pensieri. So che mi volete bene e ecco qui quello che vi propongo. So che si parlerà del generale Vannacci. Io ho riflettuto un po' in questo periodo e una cosa che mi pare strana è che in questo paese ogni 10-15 anni esce fuori una novità. Dalla Lega Veneta, poi la Lega Lombarda, poi c'è stato anche il movimento delle 5 Stelle. Non è che per caso sia tutto creato ad arte da questi governatori di questo paese nato dalle raggruppazioni massoniche? Vi spiego un attimo. Il paese, il popolino si lamenta, c'è fervore, c'è un ribollore di malcontento in tutte le classi, specialmente nelle classi operaie. Però questo, diciamo, bollore viene prontamente messo a tacere ogni qualvolta esce fuori un nuovo movimento. Nel senso che, ok, si brontola, ci si indigna sempre di più, si pensa magari alle proteste di piazza e puntualmente esce fuori il salvatore del momento, come lo era stato Bossi, come poi lo era stato Beppe Grillo. Ora c'è questo generale Vannacci che, nulla da togliere, ineccepibile quello che dice, ragionamenti perfetti, diritti, integerrimi, però chi mi dice che non siano creati ad hoc per mantenere il popolino buono e mansueto? Pensateci un po' e iniziate magari a ribellarvi in quel che potete, nella disobbedienza fiscale, nell'intemperanza di seguire ligi, le leggi e gli obblighi che vi propinano, a volte giusti ma a volte anche assurdi. Vedi pandemia, pandefollia. La burofollia ormai è all'ordine del giorno. Sono efficientissimi da un paio d'anni nel mandare le cartelle esattoriali, anche in arretrato, anche in accumulo di 6-7 cartelle a settimana. E sono altrettanto efficientissimi nel propinarvi il nuovo salvatore della patria. Io non dico che sia anche lui parte di questo sistema diabolico, perché l'Italia è un paese diabolico, è stato creato da menti diaboliche, dai Savoia, i reali più indebitati d'Europa, che si sono fottuti tutte le casse del Mezzogiorno prima e poi quelle della Serenissima. Pensateci, gente, provate a fare un ragionamento. Ciao a tutti da Miguel. Buongiorno. Buon temponi che fanno il buono e il cattivo tempo, e meteorine che prevedono il meteo a seconda di come cambia il vento. Un inizio sfavillante di questa nuova edizione del Morning Show, e abbiamo capito che siamo tutti un po' succubi delle varie categorie. Io, se dovessi andare a Gardaland, domando ufficialmente quando sono gli orari specifici per gli ingressi delle bionde. Volete venire con me? Volete venire con me? Sintonizzatevi, abbonatevi e soprattutto...
divertitevi. Buongiorno a tutti ad Abu Dhabi, temperatura 32 gradi, umidità 60%, soleggiato come ieri, ma un po' più fresco, un po' di brezza. Buona giornata a tutti. Buongiorno Gottardone, sono 8 gradi centigradi qua a Liverpool, Regno Unito, e vai morning. Oh Gottardone, ma sei in diretta oggi? Perché cazzo, ho messo la sveglia qua alle ore 6 di mattina, porca puttana, vai col tango. Sentilo Miguel, sentilo. Ieri un vecchio di merda ha finito il discorso dicendo: perché io sono una persona intelligente. Io mi sono preso una pausa fino adesso, non gli ho risposto. Vecchio di merda. È incredibile come c'è gente che pensa di fare editoriali, ma porca di quella puttana, 500 metri quadri e 500 dipendenti. Ragazzi, a Miguel Sommino la fanno, eh? A lui non la fanno, lui è furbo. Miguel Sommi. Ma quanti cazzo di imitatori di Eros ci sono in questo fottuto programma? E dopo il messaggio di Miguel, titoli di chiusura, sigla finale e ci sentiamo direttamente domani. Gente di tutta Italia, ascoltate! Voi fascisti o comunisti, terrestri o ascardiani, cristiani o seguaci del maligno, cisgender o gender fluid, provax o novax, contribuenti o retributivi, il Morning Show è un programma senza filtri. Ogni riferimento a fatti e persone reali è del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Se le parole forti e le idee sguaiate vi disturbano, avete 30 secondi per cambiare canale. Morning Show dalle 7 alle 9, Gottardone ti sorprenderà. Fasci, comunisti, chiedi imprenditori, loro ti diranno poi la verità. Morning Show dalle 7 alle 9, se lo ascolti non ci crederai. 4-5 volte al giorno fanno l'amore. Costano nel mare in mano 5-6 al giorno. Se vabbè, ma vai a fare in culo. Morning Show dalle 7 alle 9. E ora di finiamola con sto schifo. Morning Show. Noi dobbiamo andare avanti. Buongiorno. Martedì 17 settembre 2024, San Roberto Bellarmino. E ricordate, come diceva il mio amico Mahatma Gandhi, il futuro dipende da ciò che fate oggi. Ciao. Vabbè. E allora noi oggi facciamo una puntata speciale alle 19.30, fra 12 ore grosso modo, saremo di nuovo in diretta per discutere del generale Vannacci. Quindi cosa ne pensate del generale Vannacci? Lasciatelo tutto il giorno, anche quelli che ascoltano il podcast, al 379 24 24 161, perché poi farò sentire i messaggi anche questa sera per gentile concessione di Simone Alunni, che appunto fa gli straordinari sto giro e ci fa un'oretta di puntata anche dalle 19.30 alle 20.30. Avremo anche degli ospiti, puntata speciale, poi capirete perché la settimana prossima probabilmente. Ma intanto appunto un assaggio prima di Vannacci. Chiaramente ci sentiamo Giorgio, perché quando Giorgio mi manda i messaggi io assolutamente eseguo, cioè c'è una corrispondenza praticamente perfetta, mentre per molti altri non mando i messaggi se non uno su due, appunto per non appesantire troppo il programma. Giorgio sempre. Sentiamo Giorgio. Beh, in effetti Michele ha ragione, perché è così, perché i Savoia erano la massoneria prima degli ultimi nostri qua, che partiva ancora da Napoleone, dai Rosa Croce e tutte quelle merde là. Ma voi non sapete la storia, leggete solo no. Quello che vi hanno scritto loro, certo. Sveglia, ciao belli. Ovvio. Poi? Ma nelle puntate serali di solito non si parlava di figa? Vabbè, Miguel, spreco di ossigeno. Sì, allora sarebbe uno spreco di ossigeno parlare di Savoia, non me ne frega assolutamente un cazzo. E io invece voglio parlare del generale Vannacci. Il generale Vannacci, che è un personaggio che ci fa ritornare indietro di quasi un secolo, io direi. Allora, sì, ecco,
più o meno Simone Aluni l'ha beccata. Sì, ecco, più o meno quando si cantava questa canzone in Germania, fammela sentire che mi fomenta troppo. Erika, eh sì, questa canzoncina qui si cantava questa canzoncina un secolo fa. Ecco, io la trovo la scelta di Simone Aluni assolutamente perfetta, cioè ci sta proprio come il cazzo sui maccheroni. Non è mia la scelta, non ho per i coglioni, cominciamo. Vabbè, ok, ma è inevitabile. È inevitabile che sotto il generale Vannacci ci vada questa cosa qua, perché lui commenta quello che è successo in Germania, dice: ah, mi dicono che ho i superpoteri. Ecco, l'europarlamentare Roberto Vannacci, sentiamolo. Mi hanno attribuito dei poteri ultraterreni, veramente, perché ogni cosa che io dica sembra quasi che, non lo so, l'indomani si debbano aprire le acque del Mar Rosso. Perché l'altra volta, per esempio, mi hanno intervistato quando era a Viterbo, dice: ah, ma allora, subito dopo le elezioni in Germania, no? Che hanno dato una concreta impressione di come stia cambiando il mondo, di come le masse stiano cominciando a realizzare che gli ultimi 15 anni di leadership europea sono stati un fallimento. E adesso la gente comincia a rendersene conto. E allora il voto comincia a girare, comincia a far capire che molto spesso chi detiene la sovranità, ovvero il popolo, ha cambiato idea e vorrebbe che cambiassero queste idee. Purtroppo c'è una burocrazia e delle regole tali che non permettono, nonostante la volontà del popolo, a questa diciamo iniziativa di far cambiare le cose, di potersi realizzare nell'immediatezza. No, ci sarà un'isteresi, ma io sono convinto che alla fine ci arriveremo. Cazzo, Gottardone, anche stasera, cioè, come direbbe il mitico Spatalino, sono ebro di morning. Io penso che accostare questa canzone che richiama il signor Führer a Vannacci sia una bestemmia. Beh. La merda con la merda, la cioccolata con la cioccolata, non scherziamo. Aspetta Simone, rimettila che mi devo finire la sega. Metti Erika. Erika, questa canzone che sì, ci riporta, lui dice: in Germania sta girando il voto, persone democraticamente elette, esattamente come il Führer, che fu democraticamente eletto. Sentiamo ancora Vannacci. E allora dicevo, a Viterbo c'era uno di questi giornalisti che vanno in giro con il microfono nascosto, che magari registrano mentre uno sta scambiando quattro parole con l'amico e poi isolano quelle quattro parole, no? Sono gli infiltrati, hanno fatto anche loro il corso da incursione. Sono gli infiltrati. A casa mia si chiamano infami. Comunque, mi fa. Ma allora lei parlerà con quelli di AFD? E io rispondo: beh, parlo con quelli della 7, ci mancherebbe altro se non parlo con quelli di AFD che sono stati democraticamente eletti dal popolo tedesco. Ecco, il giorno dopo sul giornale c'era un articolo: Vannacci apre AFD, i patrioti che li avevano cacciati a maggio ora dovranno ripetere. Caspita, avessi questa possibilità e questo potere, magari ci penserei, però purtroppo, per fortuna, per qualcuno, ancora non ce l'ho. Innanzitutto ti ringrazio per la propaganda nazionalsocialista che ogni giorno diffondi da questa trasmissione, ti ringrazio Alberto. Però Vannacci non è un leader politico, non vale nemmeno una suola della scarpa del Führer, capisci? Il Führer riuscì nel 1933 nella grande operazione di togliere il potere a quel cancro che è un Parlamento. Parlamenti, partiti politici vanno eliminati subito. Su questo Vannacci ha ragione, però Vannacci non ha il carisma, non ha il valore. È uno scatro, ma è un poveraccio. Che bella questa canzone che mi ricorda un periodo fantastico della storia dell'Europa. Dico soltanto buongiorno, signor Führer. Buongiorno. Certo che il generale Vannacci è molto affascinante. Parliamone, sì, anche stasera. Vedi,
Vedi, il generale Vannacci affascina, piace il generale Vannacci, me ne sono reso conto a novembre dell'anno scorso quando con Simone Alunni, con come cazzo si chiama quella lì con le tete grosse, porca puttana, la Michele Morellato, giuro non mi ricordavo, sono veramente bollito, mi ricordavo le tette, però ecco, Michele Morellato ha fatto sì che io e Giuseppe Cruciani dialogassimo con il generale Vannacci. Simone ha curato l'audio di quella serata a Gallio, 400 erotti paganti a novembre a Gallio. Ecco, e lì ho capito che aveva un magnetismo il signor generale Vannacci, personaggio insomma anche abbastanza mediocre sul piano della formazione, almeno del diritto insomma, e anche sul piano storico, però che ha un suo fascino nei confronti di una fetta di pubblico. Sviscereremo il personaggio Vannacci, io voglio capire meglio cosa si cela dietro a Roberto Vannacci, e questo fenomeno che potrebbe rimanere una meteora nel firmamento della politica, l'hanno messo lì all'Europarlamento un po' in naftalina, o forse lì potrebbe trovare ad esempio anche con quelli di Alleanza per la Germania, Alternativa per la Germania, potrebbe trovare i fermenti giusti, chissà per riportare dove il nostro paese, alla magnificenza di Cesare Augusto, alla magnificenza un po' più disgraziata di Benito Mussolini, oppure la magnificenza di sto cazzo, chi lo sa. Sentiamo un altro messaggio. Mi collego a questo discorso che non è un leader politico, beh, è come la von der Leyen, cioè la von der Leyen che ci diceva che Putin un anno fa prendeva i chip e le lavatrici per i missili, impossibile, cioè. E purtroppo si è anche, diciamo, indebolita la plebe, indebolito il popolo che vota, cioè, è così. Svela Gottardone, svela che dietro c'è sempre qualcosa di interessante. Ma non lo so. Cioè, tu stai dicendo che Vannacci è un personaggio mediocre dal punto di vista del diritto e della formazione? Sì, assolutamente. Tu, capisci Alberto? Non capisci? Ha una formazione classica. Da che pulpito viene la predica? Tu sei come quelli che vedono una fica e dicono: ah, me la sono scopata, basta che passa. Mamma mia! No, io non credo di aver mai millantato in vita mia di aver scopato fiche, questo invece che lascia un messaggio del minuto e 30, ma lui può, si chiama Giorgio, ecco, Giorgio invece dice di aver avuto circa un paio di migliaia di donne, credo che 1999 siano state a pagamento, sentiamo Giorgio. Vedi che Hitler è stato l'unico a contrastare i sionisti, anche se lui è una schenazita, perché si è reso conto di essere stato ingannato. Allora da una parte e dall'altra i russi e gli americani, gli inglesi, e dopo lo hanno fottuto, gli hanno dato guerre, hanno sterminato i tedeschi, ma voi non sapete la vera storia, ancora da Dresda in poi, seconda guerra mondiale, li hanno, per 3 giorni li hanno dato fuoco, cioè prima sono passati con gli aerei, li hanno sterminati, poi ancora il giorno dopo le persone che andavano a aiutare, e il terzo giorno hanno buttato le bombe, quelle che andavano sotto sui scantinati, quindi li hanno sterminati tutti, bruciati vivi. Ecco perché noi in tutte queste vite ci troviamo con mal di ossa, mal di schiena, mal di qua, mal di là, perché abbiamo le memorie di tutti i massacri che abbiamo ricevuto, perché noi abbiamo visto tutti i giorni, lo vediamo, siamo stati tedeschi, siamo stati smatrucciati in guerra, smatrucciati, spacellati, quasi tutti. O buttati giù dai burroni, o tagliate la testa dalle vite precedenti, o sono tutti morti in guerra. Per questo fanno la guerra, perché dopo ci portiamo dietro le memorie e quindi i dolori, e dopo dai dolori ci portiamo dietro le frequenze basse e loro si nutrono. Vi devo dire, spiegare tutto? Ciao, certo. Belli. Grazie Giorgio. Ma sarebbe meglio avere in un qualsiasi parlamento gente come Vannacci piuttosto che il bingo bongo con gli stivali che aveva la moglie che si fotteva i soldi, o la Salis, o Salvini per esempio. Il bingo bongo,
era una vita che non sentivo bingo bongo. Allora, Giorgio ci dice che noi abbiamo mal di schiena perché c'è stato il bombardamento di Dresda. E vedi te, io che sono maciullato, oppure lo Stallone Maremmano che c'ha mezza gamba in meno, chissà cosa cazzo gli è successo nelle vite precedenti. Sentiamo il commento, poi arriva anche Vittorio da Stoccarda. Sentiamo questo intanto. Alberto, Giorgio e Miguel Sommi vanno d'accordo non per le stesse idee, ma perché entrambi si sono scopati tantissime donne speciali. Sai quelle con un tubo innocenti in mezzo alle gambe? Ecco, sì. Ora capisco perché vai tanto d'accordo con questo individuo che si chiama Giorgio. Perché tu e Giorgio fate una parte del basso ventre maschile. Siete due coglioni. Sì, certo. Vanacci è il solito dividi e timpera, cioè loro devono dare, quelli che devono dare le verità e quelli che non le devono dare, e allora c'è un metodo di confusione. Lo ha detto benissimo Vanacci, io ero là vicino alla von der Leyen, l'ho guardato per vedere se era viva, se era una persona viva, infatti si è accorto che è un robot. L'ho detto in tutto, c'è scritto in tutto, internet, andatelo a vedere, su internet, quella certo. Ha detto quella là è finta, infatti è un ibrida. Io vi dico sempre le verità, ma voi non ci credete. L'ho visto perfino Vanacci, che è una morta, che è un robot. Ciao, è una ibrida, cioè come una Toyota. L'ibrida, c'è una parte di motore elettrico e poi c'è il motore diesel, è un'ibrida, è come la macchina di Simone Aluni. Vabbè, e allora la von der Leyen è un robot secondo questo Giorgio. Dice, beh, è scritto su internet, vuoi che sia una puttanata, è sicuramente un robot la von der Leyen. Ecco, e poi ci sono quelli come Luca Sommi che l'altro giorno riprendeva Vannacci, diceva, io voglio la gente che propaganda l'amore come Papa Francesco, non come Vannacci. Io voglio vivere in un paese professato da Papa Francesco, che dice, chi sono io per giudicare un gay? Gliela stringo. In un momento di odio, di difficoltà, di guerre, dove dei ragazzi di 18 anni stanno perdendo la vita al fronte, in una guerra di trincea che ha il sapore antico, in un momento così, invece di immettere odio, dovremmo immettere amore, tolleranza, anche perché due persone che si baciano dello stesso sesso, che cosa cambiano nella sua vita? Lei ha scritto nel libro che quando vede due uomini baciarsi, lei si volta dall'altra parte. No, l'ha scritto. E addirittura, io non credo che lei si volti da un'altra parte quando il prete durante il matrimonio dice lo sposo può baciare la sposa. Sai cosa vuol dire? Che lei ha un'avversione verso l'omosessualità, se questa è la sua posizione. L'avversione verso l'omosessualità si chiama omofobia e l'Unione Europea la equipara all'antisemitismo e al razzismo. Io generale rispetto tutti, ma io in un paese così non ci voglio vivere. Giorgio, tu hai male dappertutto perché ti curi col miele e l'argilla, imbecille. Allora, quello della memoria storica che dice Giorgio, sono d'accordo. Ho letto anch'io degli articoli dove si parlava proprio della memoria storica degli avi, che praticamente geneticamente viene trasmessa a chi nasce dopo. I déjà vu. Cosa sono i déjà vu? I déjà vu sono delle cose che sembra che tu abbia già fatto in un posto nella quale tu sei già stato e non sono altro che le memorie storiche. Sì, però raccontiamola tutta. Papa Francesco poi ha parlato anche di troppa ricchionaggine. Bisogna raccontarla tutta la storia, perché se vogliamo portare... Per me va benissimo, però... Credevate di ascoltarvi tutto il podcast. E invece questo è l'antipasto, che con un po' di sadismo abbiamo deciso di mettere disponibile a tutti quanti. Ma per continuare ad ascoltare la puntata, devi abbonarti. Cioè clicchi sul link successivo, quello con il lucchetto, quello con scritto a pagamento, e paghi. Se no, ascolti solo gli antipasti.